qui abbiamo il direttore Rampolla, il professor Rampolla del bollettino diocesano, per cui insomma sono tutte cose che noi cerchiamo di utilizzare come strumento per parlare con le persone e anche con voi che siete insomma giornalisti. Sul sito infatti abbiamo messo anche la lettera di auguri, no? Che l'arcivescovo ha indirizzato, ma insomma ora ce lo dirà personalmente. Vuole essere l'occasione anche attraverso di voi per far giungere gli auguri a tutti coloro che vivono qui nella nostra realtà diocesana di Salerno. L'augurio a Natale può correre un rischio, quello di essere un po' di retorica. A volte, no, tutto, si crea un ambiente dove poi alla fine sfugge quello che è il senso più vero. Per me, e vorrei veramente che potesse essere per tutti, il Natale è il tempo innanzitutto dello stupore, della meraviglia, perché ci aiuta a renderci conto di come noi siamo oggetto di un'attenzione grande, straordinaria, direi che è l'attenzione che Dio ha verso di noi. Perché tutto il problema religioso non è che noi cerchiamo Dio, ma è Lui che cerca noi. E il Natale, cioè la nascita di Gesù, che è il figlio di Dio che si fa uomo, è direi la manifestazione più straordinaria di questo cercarci. Proprio domenica, ieri cioè, il Papa all'Angelus diceva, no, che il Signore passa, bussa, il rischio è che a volte noi non ci accorgiamo di questo. E come può essere il rischio di un Natale senza Natale, cioè non accorgerci del Dio che è venuto ed è dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, come salvezza, come possibilità di salvezza. Questa è la notizia grande e straordinaria che da quella notte attraverso gli angeli dovrebbe rimbalzare, no? Nel susseguirsi delle generazioni. Quindi il Natale è che veramente Gesù possa essere accolto nella nostra vita, nella nostra casa, come colui che porta salvezza, come colui che porta speranza, come colui che ci dà l'opportunità di vivere un modo nuovo di essere nella vita. Gesù parla di rinascere. Ecco, io credo che il Natale dovrebbe aiutarci a vivere questo senso del rinascere, che poi è ricostruire il nostro vivere accogliendo la sua parola, accogliendo l'invito che lui ci fa a rimanere uniti a lui, ad accoglierlo come colui che ci dice di essere via, verità e vita, no? La sua presenza, secondo me, dovrebbe poi concretizzarsi in quella che è la scoperta della vera novità che lui introduce nel vivere degli uomini, che quello di cui lui stesso è segno e portatore, che è la misericordia di Dio. E ci porta il dono della misericordia, cioè ci porta il dono di un amore che è capace di amare con misericordia. Questa è la vera novità. Quando Gesù ci porta poi, ci dice, amatevi come io ho amato voi, significa proprio questo. E io ritengo che il segno vero dell'accoglienza è proprio quanto noi abbiamo accolto, l'amore che ci trasforma in capaci di amare con misericordia. Questo è il parametro che ritengo si debba trovare e cercare nella novità del Vangelo, nella novità del cristiano, nella novità del discepolo del Signore. Quindi l'augurio che faccio a me e a tutti voi è che veramente la venuta di Gesù ci aiuti, come suol dirsi, a vincere il male, ma non nella logica del male, ma piuttosto vincere il male con il bene.
col positivo. E a volte invece noi ci chiudiamo dentro, no? Questo avvitarci nel male, vogliamo risolvere il male facendo altro male, per cui se lui ha sbagliato, se lui ha, insomma, la vendetta, cioè il Signore ci chiede invece di farci carico del male, ma per superarlo in un impegno di bene. E questo è l'augurio che faccio a me e faccio anche a voi, soprattutto anche nel servizio che fate alla comunità. Insomma, aiutate a far emergere la possibilità di bene che c'è in ogni persona. Quindi ancora grazie di questa vostra presenza. Come dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, del Presidente della Cooperativa Editoriale Agire, del Bollettino Diocesano, insomma di tutti quelli che erano in redazione, dei giornalisti impegnati affinché le comunicazioni della nostra arcidiocesi funzionino, vorremmo anche noi fare gli auguri a lei, insomma, sì. Ringraziarla per il ministero che svolge in mezzo a noi, soprattutto per la testimonianza. La nostra è una diocesi grande, per cui quanti chilometri ha fatto con l'automobile da quando sta qui? Parecchi. E quindi insomma, ecco, continui a farli perché abbiamo bisogno, sì, del suo sostegno. Grazie ancora. Auguri. Poi vorrei cogliere questa occasione, così per fare un po' una precisazione, dare la lettura vera dei fatti. Ho visto che più volte è tornato sui giornali l'attenzione a una vicenda che riguarda una confraternita nel Montorese di Aterrana, e dove si fa riferimento spesso al rettore. La precisazione vuole essere questa. Credo vario tempo fa mi arrivò una comunicazione dalla Congregazione del Clero dove si diceva che alcuni confratelli di questa confraternita hanno fatto ricorso, lì hanno chiesto di mettere chiarezza perché c'erano questioni non chiare. Come spesso capita, perché spesso non si sa, tutti scrivono a Roma, ma poi le congregazioni ritrasferiscono quello che arriva lì al Vescovo, perché il Vescovo poi è quello che spiega. Di fronte a questa, tra virgolette, denuncia, dove si accusava di poca chiarezza nella gestione, perché poi questi sono i problemi, io che cosa ho fatto? Ho nominato un sacerdote come commissario ad acta per fare la verifica, ovviamente. La cosa, devo dire, è stata più complicata di quello che pensavo, nel senso che è durata abbastanza, fino a che noi abbiamo fatto la verifica sulla correttezza della gestione amministrativa. Cioè, nel senso che si accusavano i responsabili di professioni indebite, queste cose. Il rettore del seminario attuale, allora era parroco lì ad Aterrana, e assistente della confraternita. Di per sé l'assistente non ha nessun ruolo giuridico, se uno fa denuncia alla confraternita non è che denuncia l'assistente, casomai il priore, ecco, questo per capire. Siccome però lui era l'assistente, poi probabilmente perché era rettore, insomma, no, si è messo in mezzo anche lui. Comunque noi siamo arrivati alla decisione di dire la correttezza l'abbiamo riscontrata. A quel punto cosa ho fatto? Ho ordinato che si procedesse a rinnovare il consiglio della confraternita in modo che i nuovi responsabili, ai quali poi sarebbe stata ovviamente consegnata tutta la documentazione, quindi chi subentrava prendeva in carico questo discorso. È stata fatta la votazione e, come prevede il regolamento, l'assemblea elegge il consiglio e il priore. Poi spetta al vescovo confermare, cioè non è semplicemente una cosa così, poi la nomina la faccio io. Se di per sé non mi andasse bene potrei dire rifate, ripresentate, cioè, ma non è stato questo. Cosa è successo?
che tra le votazioni e la conferma noi siamo venuti a conoscenza che c'era stato un esposto non solo alla congregazione e quindi a me, ma è stato fatto anche alla magistratura. A questo punto io cosa ho fatto? Dico, fermi tutti. Noi abbiamo verificato che sta a posto, tant'è vero che abbiamo autorizzato l'inizio del posto, quindi tutte le preoccupazioni per quel che mi riguarda sono venute meno. Però in questo momento ho detto fermiamoci, ho chiamato i nuovi responsabili e a loro ho detto questo, siccome mi sembra che ci sia, non so se voi ne siete a conoscenza, lì è emerso un'altra ulteriore cosa, che chi aveva fatto l'esposto è quello che è stato eletto adesso priore. E l'esposto tra l'altro era stato fatto da lui contro il priore precedente che è il fratello, ecco che per capire un po' le complicazioni che ci sono a volte in giro. Per cui ho detto per adesso soprassediamo, ovviamente è un discorso in cui io devo collaborare con la magistratura, devo garantire la trasparenza di tutto questo. Ieri sera il vicario generale ha fatto un'assemblea con la confraternita, ha spiegato tutto questo e a questo punto sarà il vicario generale stesso, direi, con qualcuno lì, per portare, direi, questo passaggio verso quello che sarà, io mi auguro che al più presto ci sia la conclusione, insomma, ecco. Quindi, perché faccio questa dichiarazione? Perché mi interessava precisare sia l'aver riscontrato che, insomma, nessuno si è preso i soldi, insomma, né sono stati usati per altre questioni, perché l'idea poteva essere che il parroco avesse, siccome nel frattempo aveva realizzato un oratorio, per far quello avesse usato i soldi della confraternita. Questo non è accaduto. Quindi, per quel che mi riguarda, questa è l'occasione per ulteriormente ringraziare e riaffermare la mia piena fiducia nel Rettore, dove tra l'altro sta svolgendo un eccellente servizio. In modo che purtroppo queste cose, se si portassero avanti con più serenità e più logica probabilmente cristiana, non dovrebbero succedere. Però siccome siamo quelli che siamo, lì dove succedono noi dobbiamo fare chiarezza e trasparenza. Questo è quello che mi sembra di poter dire tranquillamente. Quindi, se non c'era stato l'esposto, ormai la cosa aveva ripreso il suo cammino normale, ora in attesa che ci sia questo, il Vescovo stesso, cioè io tramite il mio vicario generale, cercheremo di guidare questo trapasso per cui le votazioni rimangono per adesso ferme, congelate, in attesa di sapere come andremo avanti. Ecco, con l'augurio che nel frattempo anche tra i confratelli si vivesse uno spirito cristiano, che era proprio quello a cui accennavo prima, insomma, no? Che è la logica, dovrebbe essere quella di aiutare a vincere anche ciò che è negativo con il positivo, anziché entrare in queste logiche. Questa era per corretta informazione, quindi se potete utilizzare quello che vi sto dicendo, serve proprio a un discorso di chiarezza, ma soprattutto per difendere l'onore delle persone, insomma, ecco, perché un conto è dire che uno può sbagliare e un conto è dire che, insomma, probabilmente ci sono state delle cose non corrette. Ora, questa è la situazione.